snocciola un numero infinito di cifre, Silvio. Indossa un maglione blu e ha il piglio deciso del direttore dei lavori, del comandante dei pompieri, del capo militare, ma anche della comprensione del prete. Berlusconi nelle emergenze si esalta, la sua attitudine è la politica del fare. Dai rifiuti di Napoli, il termovalorizzatore di Acerra è un dono di Dio, al salvataggio all'Italia dalla crisi al terremoto. Dalla sua bocca escono idee su idee. Questo è Augusto Minzolini sulla Stampa, 9 aprile. Augusto Minzolini. I politici, anche lo conoscono bene. Allora, volete linciare un giornalista? Non vi è mai passata questa voglia qua? No, perché ve ne presento uno qua così che è linciabilissimo. Vieni qua, Minzolini. Minzolini, vieni qua. Questo qua è il giornalista che a Roma... Che a Roma decide lui cosa fanno gli uomini politici. Posso permettere di dire che questo è il bavaglio dell'informazione. Non è soltanto il Presidente del Consiglio che ha smentito, ripeto, la figlia, la madre, il padre, io non so uno che deve fare, ti ho detto, addirittura qualcuno ha detto che quelle foto non sono state modificate, allora c'è una forte morbosità. Io da questo punto di vista immagino, non dico che c'è un complotto, però... Già che la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni, già che la Lega contro noi s'ostina, sopporteremo con disciplina, cantando allegramente una canzone. Noi tireremo dritto, l'amor di patria non fu mai delitto, se il fante in guerra va senza paura, chi resta a casa stringa la cintura, anche il digiuno in questo caso è salutar. Durissima vigilia per i ghiottoni, saranno certo le sanzioni, le pance tonde più non le vedremo, ma noi frugali non moriremo per questa dieta di frugalità. Noi tireremo dritto e poi ci mostreremo il viso fritto.